Voce. Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi io spesso mi rifaccio alle domande che vedo in giro, che leggo, insomma, no? Di persone che stanno evidentemente imparando o di persone che comunque a pesca ci vanno già da un pezzo, no? E molte volte mi colpiscono queste domande, però mi colpiscono ancora di più le risposte, perché quando uno fa una domanda ci sta pure. Quello che colpisce sono le risposte. Noi, bene o male, non abbiamo mai parlato di questo argomento, no? Perché non c'è tanto da dire, voglio dire, sulle zavorre, sui piombi. In effetti, qual è il compito del È quello di portare attraverso il lancio l'esca a destinazione, dove vogliamo che vada. Poi sta a noi decidere se dobbiamo lasciarla ferma lì o fare in modo che cammini un pochino in corrente. Ma quello è il compito della zavorra, compito umile, semplice, che però semplice, semplice a quanto pare non è. Leggevo, ma secondo voi con mare grosso, che zavorra è opportuno usare? Non era proprio messa così la domanda, ma il succo era questo, insomma. E da lì sono iniziate le risposte. Io uso 125 grammi a ogiva. Allora, quella che per mare grosso, però lui risponde un'altra cosa, e fin lì ci sta. Il problema è quando sono iniziate le domande vere, le risposte vere. Ok, lo spike, la piramide, il cono, la sfera, e chi più ne ha, più ne metta. Poi comincio a sentire però, tra le varie risposte, ci sono poi i fenomeni, quelli che esagerano, no? Che devono dimostrare di capirne e quindi giustamente condiscono la risposta con gli aspetti scientifici del piombo. Dice no, il cono no perché rotola. No, la piramide no perché avendo un lato quadrato fa vela e quindi scarroccia. La sfera no perché rotola anch'essa. E io però mi trovo meglio con la sfera. Insomma, poi queste discussioni proseguono. Il problema è che in tutte queste risposte si evidenzia un fatto, che la gente prima di rispondere non pensa. Allora, voi prendete un piombo senza niente, senza il filo, lanciatelo in acqua e ditemi cosa succede, con mare forza 3, 5, 7, mare forza 10, con quello che volete. Voi prendete un piombo, lo lasciate senza il filo, lo lanciate come una pietra, no? Quel piombo cade in acqua e si infossa, punto. Non rotolo. Quindi non è che il cono rotola, la piramide rotola, cioè la gente non pensa, non si rendono conto che quello che fa scarrocciare il piombo non è la forma del piombo, ma è il filo, è la lenza che fa vela e quindi si trascina appresso il piombo con la sua vela. Perché il piombo da sopra rotola, si affonda, ma è lì, ciao. Questo è un aspetto un po' che la dice lunga, no? Perché se uno ragiona poco a poco, dice, cazzo, se lancio un piombo da solo non succede niente, se lo lancio col filo si sposta, evidentemente è il filo che crea il problema, tra virgolette, no? Quindi basta riflettere un attimino e si capisce subito. Il piombo da solo non si sposta, non succede proprio niente. Il piombo si sposta per la trazione del filo. E qua è a prova di scemo, voglio dire, si vede, sì? Qua è a prova di scemo. Pietro, si vede? Pietro non c'è, altro ok Andrea.
Quindi quando noi lanciamo la zavorra lì resta. Il problema è proprio la vela che crea il filo con la corrente. Questa vela, quando si hanno 70, 80 metri di filo fuori, ha una forza di trazione verso il piombo che è enorme. Però questo semplice disegnino che vedete qui vi fa capire che quello che permette alla zavorra di stare ferma sul fondo è la resistenza alla trazione che il punto d'attacco, dove c'è l'occhiello, no, del piombo, oppone alla vela della monofila. Quindi subito, subito possiamo capire una cosa. Il cono, lo spike è sicuramente più avvantaggiato perché ha delle marre che, come il filo si mette in trazione, si infilano sotto la sabbia e lì rimane. Il cono e la piramide sono abbastanza simili perché hanno una grossa superficie che oppone resistenza alla vela del piombo. Ma è anche facilmente comprensibile capire che la sfera ne ha meno, perché è tonda, cioè quello è piatto, quindi ancora sulla sabbia. La sfera è tonda e ne ha meno. Come ancora meno ne hanno tutte le zavorre cosiddette lisce, quelle a ogiva, insomma. Ed è inutile scanalature piccole, che non si ottiene così il risultato. Il risultato è dato da una superficie piana che oppone resistenza a trazione del filo. Ora, non è che ci vuole un genio per capire questo, no? Cioè, basta ragionarci su poco a poco, capire quando andiamo a pesca che cosa succede. Se noi vogliamo che il piombo scarrocci, per esempio, o diminuiamo la grammatura se vogliamo tenerla controllata, o altrimenti cambiamo zavorra, ne mettiamo una che ha meno tenuta. Però sentire che la sfera regge meglio di un cono o meglio di una piramide, o addirittura che la piramide regge più del cono, insomma, lascia un pochino, fa intendere che non è che si capisca molto di fisica, insomma, non si pensa neanche a quello che si sta dicendo, perché se tu pensi subito all'effetto che il filo in acqua, spinto dalla corrente, crea sulla zavorra, ti rendi conto che una superficie a base piana sicuramente fa per un piombo normale, cioè senza marre, quindi che non sia uno spike, fa una trazione enorme, cioè riesce a contrastare la forza sul filo della direzione della corrente. E questo fa capire anche come mai più è grosso il filo e meno tenuta si ha al fondo, ma perché più è grosso il filo, più la corrente agisce e fa vela sul filo, perché il filo offre una superficie maggiore alla corrente, quindi una vela maggiore, quindi una forza maggiore di trazione sul piombo. È chiaro il concetto? Cioè, mi sono spiegato a prova di scemo? Perché questo mi preme. Io non entro nelle discussioni in genere tecniche dove si parla di queste cose, perché non se ne esce. Cioè, Facebook lo sappiamo come funziona, non si ha neanche il tempo di spiegare questo tipo di funzionamento. Per cui mi aveva colpito appunto le risposte che davano alla domanda: che zavorre preferibili usare? Più che zavorre preferibili usare, intanto bisognerebbe imparare a ragionare su quello che stiamo facendo. Cioè, noi abbiamo a che fare con, si parla di surf, quindi abbiamo a che fare con frangenti, con correnti, con un filo che sta in acqua, con un terminale che deve portare l'esca. E permettere ai pesci di sentirla. Cioè, abbiamo tutta una serie di azioni che noi stiamo facendo.
Cioè, non è che siamo così, lo stiamo facendo perché siamo degli appassionati, no? Andiamo lì ad insidiare delle prede e usiamo questi sistemi. Quindi se uno ragiona sui sistemi che usa, capisce subito come funziona il discorso delle correnti sul filo. Cioè, direi che è proprio una delle nozioni base. Tant'è vero che noi non ne abbiamo parlato perché mi sembrava superfluo, cioè mi sembrava inutile parlare di un argomento così semplice, conosciuto, perché probabilmente io parto dal presupposto che quelli che vanno a pesca queste cose le capiscano, insomma, no? E invece purtroppo così spesso non è. Cioè la gente va a pesca, fa quello che fanno gli altri, però poi non ragiona sugli effetti che tutto questo sistema subisce delle correnti. Però se dobbiamo parlare di surfcasting, le correnti sono l'elemento determinante. E non possiamo sottovalutarle. E dobbiamo, la corrente è una nostra alleata, come sono alleate le onde per noi, no? Le onde, le correnti, sono dei nostri alleati. Ma dobbiamo imparare a utilizzarle, però. Le utilizziamo per tenere un terminale disteso, le utilizziamo per far camminare anche un po' il piombo, per esempio in presenza di alghe, sempre meglio dargli la possibilità di viaggiare assieme alle alghe, piuttosto che contrastare, poi le alghe si afflosciano tutte sul filo madre, ce le ritroviamo a matassoni alla fine del recupero, perché quelle matasse di alghe non è che noi le raccogliamo e troviamo sta matassa bella che è pronta, no, quelle matasse di alghe che noi raccogliamo sono frutto di tutti i fili, va bene, delle foglie della posidonia che sono lunghe e viaggiando in corrente trovano il filo e si piegano proprio sul filo e rimangono lì, su tutta la lunghezza del filo. Quando noi recuperiamo, queste alghe ferme sul filo tendono per attrito a rimanere ferme, no? Quindi il filo ci scorre dentro. Alla fine noi tutte queste alghe ce le ritroviamo in prossimità del nodo, dello shock leader, della zavorra, ma siamo noi che creiamo questo effetto. Cioè non è che le alghe le troviamo già tutte impastate sul piombo. Siamo noi che recuperando le accumuliamo, queste alghe si accumulano scorrendo sul filo, si accumulano poi sulla zavorra, sul primo ostacolo che trovano e si intrecciano, sì, ma quello lo provochiamo noi. È chiaro? Perché io non vorrei, ma bisogna ripartire quasi dalle basi, mi sembra di capire. Cioè, noi dobbiamo imparare a lavorare con le correnti, noi dobbiamo imparare a lavorare con le onde, però dobbiamo anche ragionare su quello che succede sotto la superficie dell'acqua, come quella corrente agisce sul filo, perché la zavorra non ci tiene, perché si infossa troppo. Quando la zavorra si infossa troppo, non è perché cade in un punto morbido e sprofonda, è perché la forza della corrente sul filo la tira e si accumula della sabbia davanti alla zavorra. Quando, non è che la zavorra si infossa. La zavorra forma nella sua trazione dovuta alla corrente sul filo, forma proprio un mucchietto di sabbia davanti alla zavorra. Noi lì abbiamo difficoltà a farla saltare fuori, ma non fosse altro perché abbiamo un sacco di filo fuori. Questo filo poi è elastico, la forza che noi esercitiamo sulla canna non è la stessa che arriva sulla zavorra, perché molta di questa forza viene rubata dal contrastare la corrente e dalla elasticità del filo.
potete fare una prova sempre, no? Mettete un amico a 100 metri di distanza, gli date un piombo da tenere, poi voi prendete la canna e tirate. Vedete l'effetto che quell'amico ottiene sulla zavorra. Vedrete che vi tiene il piombo con due dita, e non glielo portate via dalle mani, potete tirare quanto volete, quello vi tiene il piombo con due dita e voi non glielo portate via. Quindi bisogna capire questi meccanismi, perché è chiaro che se noi buttiamo la nostra zavorra, la lanciamo in mezzo al frangente, proprio in mezzo, dove c'è il rimescolamento di sabbia, questa zavorra entra in trazione, c'è sempre sabbia nel rimescolamento, si ammucchia davanti alla parete piatta del cono, soprattutto alla sfera, qualsiasi piombo, ma non è che si infossa, dopo si trova questo ostacolo davanti che è dovuto alla trazione della fila, che è una trazione continua, perché la corrente mette il filo in trazione continuamente. Quindi questo piombo si troverà una montagnetta davanti che quando noi andiamo a recuperare dobbiamo permettere a questo zavorro di spostare la sabbia per arrivare a noi. Spesso e volentieri è difficile, però in genere con un po' di calma si toglie. Quindi noi dobbiamo avere a che fare con questi elementi che sono l'asilo del surfcasting, neanche le elementari, sono proprio l'asilo del surfcasting. E quando io sento dare certe risposte, il piombo che rotola, ragazzi, il piombo non rotola, perché quando fa vela il piombo viene trascinato e questa parte piatta viene trascinata, è lei che viene trascinata, non è il piombo che rotola. Bisogna imparare a ragionarci su queste cose, perché io le do per scontate molto spesso, no? Anche perché se ne parla da 40 anni, voglio dire, non è che i piombi sono nati oggi, i piombi esistono da sempre, no? Se ne parla da 40 anni di sicuro. E questi concetti, no, mi sembrava fossero chiari. In tutto questo mondo di zavorre, per esempio, c'è... Scusate ragazzi, qualcuno si stacca il microfono, perché sennò in tutto questo mondo delle zavorre ci sono tutta una serie di vie di mezzo, per esempio, che bisogna conoscere. Ci sono delle zavorre che, per esempio, tengono una corrente molto forte, che però magari sono inutili in condizioni dove la corrente è inferiore. Noi che la zavorra tiene ce ne accorgiamo dal recupero. Praticamente non so chi sia, ma adesso lo becco subito, ecco qua. Noi lo vediamo, la tenuta della zavorra la possiamo quantificare quando recuperiamo. E la possiamo anche usare, perché la zavorra ci fornisce poi tutta una serie di indicazioni quando noi recuperiamo, no? Ci dice se il fondo è morbido, se il fondo è duro, ci dice dove il fondo è duro e dove il fondo è morbido. Dove il fondo è duro c'è una corrente che è radente, ma non ci sono frangenti. Dove il fondo è morbido, invece, in genere sono le zone in prossimità o sopra i frangenti. Tutte queste informazioni ce le dà la zavorra. Così come da queste informazioni si vede se la zavorra ha una buona tenuta o meno. Quando voi recuperate un cono, avrà sempre una resistenza alta al recupero, avrete sempre la canna che fatica a portarsi il cono a riva, tranne nelle zone dove il fondo
è duro, e allora lì rotola pure, non è. Però se il fondo è morbido, questo cono oppone sempre resistenza con la sua faccia, che è la stessa resistenza che oppone poi alla corrente. Un piombo che non ha la stessa tenuta lo recuperate più facilmente. Una sfera la recuperate con facilità. Non avrete mai la stessa trazione del cono. Questo cosa vuol dire secondo voi? Vuol dire che il cono c'è una tenuta maggiore. Perché se offre una resistenza maggiore al recupero, offre anche una resistenza maggiore all'opera della corrente. Non so se o qualcuno vuole obiettare. Quindi sentire che la sfera tiene meglio del cono mi fa un po' sorridere. E noi andiamo a parlare di fisica quantistica. Di che sto parlando? Cioè, adesso veramente. Cioè, sono le basi della fisica del surfcasting, della fisica tradizionale del surfcasting. Per cui mi lasciano, a me certe risposte mi lasciano stupito. Qualcuno, sì, perché dovresti usare il fluorocarbon? Perché dovresti usare... c'è questo di spostare l'attenzione sulla domanda, no? È il classico metodo di chi non capisce una sega che deve spostare l'attenzione su altri argomenti. No, bisogna semplicemente imparare a ragionare su ciò che stiamo facendo. Bisogna ma pensarci un attimo, perché non riesco a portare il piombo a riva, perché mi sta camminando il piombo? Perché bisogna imparare a ragionare su queste cose, perché poi sono tutti argomenti che noi dobbiamo sfruttare a pesca, dobbiamo sfruttare per insegnare le prede, ragazzi. Ma se già abbiamo difficoltà a dare un significato alla zavorra e capire perché la zavorra tiene o non tiene, capire perché, o addirittura asserire che la sfera tiene meno del cono. Cioè, ma che speranza abbiamo noi di riuscire a governare quella situazione, di riuscire a capire come funzionano le correnti, di riuscire solo a individuare come deve essere disteso il terminale per non aggrovigliarsi? È tosta. Allora, altra cosa. Spesso e volentieri mi ritrovo sempre a terminare aggrovigliato. E lì, anche lì le risposte lascio nel tempo che trova. Allora, nessuno pensa che quei grovigli li formiamo noi, pure quelli. Siamo sempre noi, perché siamo così bravi che noi riusciamo a fare un casino sul terminale da aggrovigliare. Sapete come? Noi lanciamo questo terminale, rimane lì un po' disteso, poi comincia a rotolare attorno al trave, attorno allo shock leader. Quando noi andiamo a recuperare, lo stesso effetto che produce quelle matasse di alghe di cui ho parlato prima capita al terminale. Sto terminale che è aggrovigliato, cominciamo per attrito, tende a rimanere fermo, il filo scorre all'interno, si ferma sul piombo, sto terminale, e con questo affare, cioè l'esca che continua a gironzolare, l'ammo che continua in acqua a dibattersi, perché noi lo stiamo recuperando, giustamente, quello si aggrovigliato e comincia a annodarsi. Ma siamo noi che facciamo quello, finché il terminale sta fermo in acqua, lì. Il terminale è in pesca, tranquillo e sereno. L'effetto di tutti quei nodi, che poi non sono dei nodi, sono semplicemente, se ci fate caso, nell'avvolgimento, l'esca si infila dentro un altro filo, ma è tutto casuale. Solo che noi recuperando, stringiamo tutto questo, lo pressiamo sulla zavorra, ci ritroviamo a questo terminale che diventa... Non si può districare, ma siamo noi che stiamo producendo quei nodi, quei grovigli terminale. Difficilmente il terminale, se rimane fermo lì in pesca, si annoda per i fatti suoi. Quel terminale rimarrà
in corrente disteso. È chiaro che tutto quello che non si vede è difficile da capire, siccome queste cose avvengono sott'acqua, però bisogna imparare a ragionarci su, perché se voi recuperate piano piano, vedrete che questo terminale groviglie ne avrà pochissimi, o addirittura zero. Se invece recuperate in fretta, vedrete che questo terminale è completamente aggrovigliato. Quindi i grovigli del terminale sono un prodotto del nostro recupero. Fate le prove. Non fidatevi di quello che dico. Provate, fate. Perché il terminale sa grovigliare col mare piatto? Questi grovigli, anche a mare piatto li togliete fuori. Quindi non possono essere solo un effetto della corrente, no, ci deve essere qualcos'altro. Cioè, bisogna imparare a usare la testa. Perché se non si impara a ragionare sugli effetti di azioni che dipendono da noi, soprattutto, tipo la tenuta, il tipo di zavorra, il terminale che si aggroviglia, capite bene che non possiamo avere speranze, no? Perché se non riusciamo a capire che il problema siamo noi con il nostro recupero, con poi è difficile gestire tutti questi avvenimenti, Si dà la responsabilità alle ossa, per colpa degli altri, No, bisogna imparare a ragionarci su, sia per il discorso dei piombi, sia per il discorso dei terminali. Io capisco che non si vedono, e quindi, però se uno ci ragiona su e rallenta il recupero, usa una zavorra diversa, queste cose si capiscono al volo, ragazzi, si capiscono subito. Però bisogna poi ragionare perché questa zavorra funziona così, perché quest'altra funziona in questo modo, perché molti non riflettono sul fatto che tutto è frutto della corrente che agisce sul filo che abbiamo in acqua. Più sottile il filo, meno problemi avremo di tenuta, perché meno vela farà. Quindi quella zavorra è meno sollecitata. Più grosso il filo, più sollecitazione arriverà alla zavorra, perché più superficie si oppone alla corrente. Allora, su queste cose non basta dire uso il filo fino perché sto in pesca con mare, ho capito, ti arriva un bel pesce e lo perdi. Però al di là di quello, il surf è frutto di un equilibrio che se voi vedete dei pescatori bravi, lo sapete da cosa si riconosce, da come stanno in pesca, da come stanno sulla sedia, le loro canne sono belle e ferme, non ci sono problemi, si scarrocciano, scarrocciano perché loro decidono di farle scarrocciare, e non sono in affanno dietro le canne, anche perché se uno è bravo, se non ne può usare tre, ne usa due di canne, no? E soprattutto gestisce quella situazione, non la subisce. Uno bravo, lo vedete da queste cose, lo vedete da come sta in pesca, dalla tranquillità, dalla serenità con la quale affronta quelle situazioni. Se vedete uno in affanno, deve masticare ancora un po' di pane duro prima di poter affrontare quella situazione, oppure sta sbagliando qualcosa. Quindi questi aspetti sono aspetti importantissimi, ma sono l'asilo del surf. Perché se non si riesce a capire che i frangenti, le correnti, le onde sono i nostri alleati, ma se noi non riusciamo a capire come funzionano sui nostri terminali, sul filo che abbiamo in acqua, sugli effetti della corrente sul mare, sullo shock, se noi non riusciamo a capire queste cose, poi non abbiamo proprio nessuna possibilità nello sfruttare queste condizioni a nostro favore per insidiare i pesci. Perché capite bene, se non riusciamo a capire l'asilo, figurati, possiamo andare all'università, no? Quindi imparate a ragionare prima di fare domande e soprattutto prima di dare risposte bisogna avere quella conoscenza che non è obbligatorio dare risposte, no?
chi dà risposte vuol dire che ha anche quella consapevolezza, quella conoscenza e quella preparazione che ti consente di aiutare qualcuno. Non bisogna dare risposte per metterci in mostra, bisogna dare risposte per dare una mano a chi fa la domanda. Questo è, secondo me, è alla base della vita, non solo del surf, anche se il surf poi è una scuola di vita, però è alla base della vita. Perché quando uno fa domande, vuol dire che ha iniziato a capire che c'è qualcosa che non va, non gli tornano i conti, quindi vuole sapere come mettere in ordine i tasselli. Invece quelli peggiori sono quelli che danno risposte senza aver capito che ci sono dei tasselli, perché non è che li sta mettendo proprio, non hanno capito, ma che ci sono i tasselli. E questo è estremamente dannoso e fastidioso. Infatti io non intervengo mai in questi post perché per iscritto è difficile dare una spiegazione ottimale, è molto difficile. Lì tutti scrivono e non si capisce più niente. Poi arriva il campione di turno, quello della sfera tiene meglio del cono e lì basta, io alzo le mani, bravo questo. Però riflettete ragazzi, quando state a pesca dovete far lavorare la testa continuamente, dovete ascoltare quello che succede sott'acqua, è difficile. Però dovete ascoltare e intuire e ragionare su quello che succede sott'acqua. È tutto lì il gioco, eh. Il gioco non è fuori dall'acqua, non è il lancio, non è la canna, non è il mulinello, non è il filo. No, il gioco è ciò che avviene sott'acqua, dove ci sono le esche. Il gioco è lì. Tutto il resto è un mezzo per mettere l'esca lì. Quindi il gioco avviene lì, è lì che dovete concentrare tutte le vostre attenzioni. È lì che dovete cercare e trovare le risposte a quella situazione. Imparare a stare a pesca con serenità, con tranquillità, con la consapevolezza che stiamo gestendo bene quella situazione, che la stiamo affrontando bene, che i nostri terminali stanno lavorando bene, che i nostri controlli avvengono al momento giusto, perché è inutile lasciare le esche 3 ore in mare, non serve a niente. Le nostre esche funzionano al meglio nei primi 10 minuti, quarto d'ora, poi iniziano a perdere. Questo vale per tutte le esche. Non solo, ogni lancio in più che facciamo, abbiamo più possibilità di lanciarla vicino al pesce. Quindi se l'esca cade vicino ancora meglio. Per cui tutto questo per invitare le persone che fanno domande giustamente ad imparare a utilizzare la testa, imparare a ragionare su sulle esigenze di quella determinata condizione, di quella corrente, di quel moto ondoso. Questa è proprio la base, ragazzi, del surf. Io non ne parlo in genere perché queste cose le do un po' per scontate, però scontate non sono. Perché c'è gente che ha iniziato a studiare dall'università, però poi gli mancano, non sa scrivere in italiano perché gli mancano le elementari. Quindi è importantissimo imparare a ragionare su quelle situazioni, guardare il mare. Prima c'è gente che arriva e butta. E lancia. Poi dopo 10 minuti si accorge di aver sbagliato settore. Invece è meglio perdere 10 minuti prima, 10 minuti in più, prima di lanciare le canne. Siete, fumi una sigaretta, guardi il mare, lo riguardi, aspetti. Sino a quando non sei sicuro che quello è il settore giusto. Per cui proprio le basi, proprio le basi. Il settore giusto non sono mai quello dove ho pescato la sera prima. Queste cose dovete imparare a valorizzarle, a capirle, a metterle in pratica, a ragionarci, soprattutto a ricordare sempre che le correnti
le alghe. I frangenti sono i nostri migliori alleati, sempre. Se non dovete aver paura dei frangenti, non dovete aver paura della corrente, dovete gestirla. Dovete imparare, domarla io non lo uso come termine, non mi piace, però dovete imparare a gestirla quella situazione. Quando imparate a gestirla, pescate senza problemi, le vostre esche sono messe bene, sono sempre fresche perché non avete paura di lanciare, perché non avete paura di cambiare, di obliquare un pochino, di... bisogna gestirla quella situazione. Ma con la testa, ragazzi, il surf casting è molto mentale, non è solo fisico, è molto mentale. E queste cose bisogna ragionarci. Tutto lì, sono semplici, semplici. Bene, ragazzi, cominciamo a sentire voi. Io non vi chiamo, solo se state zitti troppo a lungo vi chiamo. Lorenzo Morano sta riposando. Cosa ne pensi, Lorenzo? Microfono. Si è appena svegliato, scusate ragazzi, è un attimo. La scelta del piombo, una scelta importante che va conosciuta. Evidentemente chi dice che una palla tiene più di un cono ha mancanza di esperienza. Chi l'ha provato almeno una volta penso che lo abbia già capito dopo il primo utilizzo. I piombi, tante volte io preferisco usare dei piombi statici perché magari ho la precisa idea che il pesce sia lì, debba passare da lì, allora preferisco usare uno spike invece che un piombo che si possa muovere, perché io voglio che sia lì fermo in quel preciso punto. Quando vuoi che scrocci, perché non sai o perché magari vuoi sondare una zona, utilizzi un altro tipo di piombo. La palla è un po' troppo mobile per i miei gusti, sinceramente io la uso poco, preferisco le piramidi. Io poi uso alla fine tre tipi di piombi: piramidi, spike e sporten. Sporten li uso a mare calmo per il semplice fatto che, e Cinzia è d'accordo con me, per il semplice fatto che non hanno rotolamento. Perché un piombo a ogiva in fase di lancio molto spesso tende a sobbalzare sulla sabbia in ground, bella quella piramide, e quindi gira in volo, e molte volte il terminale si ingarbuglia in volo, cosa che succede molto meno con lo sporten, perché essendo un piombo piatto difficilmente subisce una rotazione in volo. Questi qua sono i piombi che di solito uso. L'ho provato questo settimana scorsa. Allora, tiene meno di un cono, giustamente, che la superficie è questa, per guardarlo, no? Cioè, la superficie è questa. Però tiene abbastanza. E si infossa meno del piombo, cioè non riesce a formare quella. È bellino perché esce abbastanza facilmente. E poi questa zona tiene benino. Con condizioni di mare non al massimo, cioè non eccessivo, è un piombo fantastico, perché ti tiene quando altri piombi non tengono e il cono è troppo. Mi spiego, cioè il cono fatichi, gli altri piombi rotolano e invece questo qua ci resta lì, pelo, e lo toglie senza problemi. Ed è una proprio quello che dicevo prima, cioè tra il piombo liscio e il cono o lo spike, c'è tutta una via di mezzo, no? Che ci serve proprio per gestire le varie situazioni. Io in questo devo essere sincero, non ci credevo. Lo vedevo un po' come una cosa aliena, no? Ho detto, bah, però bisogna provarlo perché ha degli aspetti bellini, però, boh, bisogna vederlo. E devo dire, l'ho provato. Cos'erano, Marco? 1,80 m, quella della settimana scorsa, più o meno. Sì, erano tra 1,60 m e 1,80 m.
stava benino, tranquillo, parità di peso, non togliere senza problemi, una bella via di mezzo, è una bella via di mezzo per andare. Mm-hmm. Quando comincia a scadere che il piombo diventa troppo, che il suono è troppo, questo è la zavorretta giusta. Devo dire che mi sono divertito. Sì, sì, bellino davvero. Inza, dimmi. Oltre a quel piombo, come l'hai mostrato tu, esiste l'idropiramide, quella che ha un'altra piramide rovesciata sopra. Io come piombo intermedio aggiungo alla rosa di Lorenzo Morano, per i miei piombi, anche quella idropiramide. Guardate, c'è una via di mezzo, tutto, cioè che non è quello è meglio di quell'altro, quello serve lì, quell'altro serve là, sono due. Esatto, io mi trovo tranquillamente con il tuo discorso, bisogna ragionare su quello che si vuole fare, perché per esempio io l'ho testata in maniera spettacolare in Galles, dove con onde di 2 metri, con un fondo semi chiuso, non era proprio duro duro duro, mentre tutte facevano fatica perché comunque la corrente ammassava sabbia davanti ai piombi, io con l'idropiramide li sfilavo e laddove mangiavano pesci tipo il dogfish che tende a attaccarsi sul fondo, io li portavo fuori, loro no, spezzavano. Sono una via di mezzo. Bisogna sempre essere molto elastici, perché anche per le cose nuove, perché questo è una cosa nuova, ho detto, da Caruccio, ha un principio fisico che può funzionare, l'ho provato e devo dire che con le vie di mezzo, quando è iniziato a scendere il mare, il collo era troppo pesante, era troppo pesante, la sfera era poco, invece questa qua andava leggermente, quindi aveva un pochettino di mente aperta a pesca. Grevi, dimmi. No, vabbè, quello lì anch'io volevo dire il discorso dell'idropiramide, perché io c'è stato un periodo che avevo comprato e usavo le piramidi quelle tagliaro, che hanno i lati molto, che sembra proprio la piramide di Cheope, che è proprio a base quadrata. E quelle lì hanno la tendenza che quando vai a recuperare raschiano molto sul fondo e a volte... non le, cioè a volte passo dalla sfera direttamente allo spike quando magari a volte mi manca le piramidi, però quelle le idropiramidi sono ottime da quel punto di vista lì. Sì, la zavorra, ragazzo, ci sono tutta una serie di vie di mezzo, ma questo vale in generale per tutti i discorsi del surf, lo stesso vale per i monofili, per i terminali, per gli ami. Cioè non c'è un dogma dove vai a pescare col 2-0 oppure non stai facendo surf, vai a pescare con rigore altrimenti non stai facendo cazzate. Cioè dobbiamo imparare ad essere un pochettino veloci nel ragionamento a pesca. Questo è quanto. Chi è che vuol dire qualcosa? Possiamo chiudere, siamo a posto. No, Marco, io integro solo una cosa, non mi voglio parlare di tipologia di piombi perché hai già fatto tu in maniera molto molto esaustiva, però la cosa più importante, no, di tutto il discorso che hai fatto, al di là dei commenti poi di Cinzia, di Andrea, su quale tipo di Lorenzo, su quale tipo di piombo utilizziamo più spesso, no, perché quella è una questione anche meramente personale. La cosa più importante da sottolineare, che secondo me esce fuori da questa serata, è che è importante cominciare. Ovviamente dico una cosa che a molti di voi risulterà scontata, però sappiamo bene che non è così quando andiamo sulle spiagge. È molto importante associare, questo vale in genere, a ogni tipo di piombo utilizzato un comportamento. Se associamo questo e riusciamo, come dire, e cominciamo a utilizzare anche il piombo, che può sembrare poi una scelta secondaria, ma invece oggi hai spiegato bene che non lo è. Se cominciamo a utilizzare anche il piombo in una determinata condizione con un determinato scopo, significa che lì, quindi, facciamo anche uno step successivo di consapevolezza, perché molto spesso questa non viene usata. Io ho visto gente pescare con mare improbabile qui al sud, dove con un po' di mare su fondali medio-bassi sei fuori,
pescare con palle da 150 grammi, direi io sto pescando a surf casting, e ritrovarsi la stessa palla sulla spiaggia dopo 30 secondi. Quindi associare il comportamento del piombo utilizzato è una delle cose fondamentali. Sì, sembra un argomento umile, però la zavorra è quella che ci permette di tenere l'esca in pesca, voglio dire. Quindi alla fine, insomma, imparare a usare le zavorre è semplice, però bisogna ragionarci. Bisogna sperimentare, bisogna provare, soprattutto per chi non ha tanta esperienza, insomma. Per cui non è che Marco, se il negoziante ti vende e tu devi per forza usare il cono, insomma, voglio dire. Marco, a mio avviso come nella gestione del terminale, il rapporto fra la lenza e l'amo deve essere proporzionato anche al piombo, al tipo di, cioè deve essere tutto l'insieme pescante che deve essere proporzionato e adatto per lo scopo. Cioè è inutile cercare di fare il piombo a palla quando poi, come diceva Marco, te lo ritrovi poi arriva dopo 10 minuti che l'hai buttato in acqua. Poi ci sono anche delle scelte personali, ad esempio io piuttosto che utilizzare una piramide ad alta tenuta preferisco utilizzare uno spike perché mi garantisce nel momento in cui sgancia un recupero più agevole, cioè se a volte io utilizzo spike anche di 150 grammi non necessariamente grossi proprio per questo motivo, perché lo regolo con una tensione di sgancio media. Nel momento in cui vado a recuperare mi garantisce una tenuta, però nel momento in cui lo recupero poi mi ritrovo con un piombo molto più leggero da gestire. Però ti impedisce un po' di sentire il fondo, secondo me. Sì, no, quello sì, però di solito lo spike lo uso dopo. C'è anche... È un piombo che utilizzo in seconda battuta, cioè in prima battuta utilizzo spesso la sfera se le condizioni sono... diciamo accettabili, o una piramide col taglio a sbiego, che a volte sono queste piramidi che tempo fa ne avevo trovate che garantivano una discreta tenuta, però il fatto che avessero la faccia non dritta ma obliqua nel recupero ti aiutava, e quelle ti permettono di sentire, di sondare il fondo. Poi nel momento in cui già hai le idee chiare di come è il fondo e vuoi fermarti, come diceva Lorenzo, in una determinata zona perché magari ritieni che quella sia la zona giusta, io spesso utilizzo lo spike. Sì, poi c'è un altro motivo. Non ne parla nessuno, ne parliamo. Brando? Una cosa che su cui sono veramente d'accordo è l'osservazione. È fondamentale. Cioè, prima di concentrarsi sull'attrezzatura, quando vai sullo spot di pesca, se non osservi quello che c'è davanti, è inutile stare a discutere. Ed è fondamentale, perché ti permette anche di immagazzinare i dati. Ogni volta che uno va a pesca è una situazione differente, anche se lo spot è lo stesso, però è cambiato, la corrente ha spostato, il mare lavora, quindi devi capire, devi osservare, devi metterti lì. Giustamente, anch'io lo faccio, vado lì, mi fumo il mio sigaro prima di gettare le canne in acqua, magari metto picchetti, poi vedo come va la corrente, li prendo, li sposto e poi dopo lancio col piombo, sento il fondo com'è e poi decido dove mettere le esche. E questo spesso viene sottovalutato, perché lo vedo che la gente arriva in spiaggia, la prima cosa che fa è piglia e lancia subito, perché sono andati magari nella buca buona, tra virgolette, oppure sono andati nel posto dove il giorno prima hanno preso il pesce, o la zona dove è stato preso il pesce, ma diciamo che tendono a saltare tutte le fasi intermedie che poi sono quelle fondamentali. Sì, è giustissimo questo. Allora, Andrea ha già parlato, aspetta un attimino. Pietro Acerbi. Sì, io mi unisco a tutti gli ottimi commenti che avete fatto, perché effettivamente capire, ecco, il comportamento poi del piombo e quindi
l'esatta osservazione, quell'intuizione di quello che avviene sott'acqua è basilare. E questo è fondamentale, perché effettivamente anche proprio il discorso dei piombi, come hai detto tu, spesso si perdono un po' di vista le basi, ecco. Oggi fra l'altro io noto che c'è un eccessivo, si guarda i piombi eccessivamente troppo sul discorso della distanza, qui la forma aerodinamica del piombo, come se tutto questo che tu hai detto giustamente fosse assolutamente secondario, invece è primario, cioè prima ancora della canna, del mulinello, cioè noi alla fine andiamo a mettere un'esca nel punto giusto e deve lavorare bene il terminale, quindi questo è... Però oggi c'è un'eccessiva attenzione al discorso dell'aerodinamicità che è, fa dimenticare poi quello che è poi la funzione del piombo, come dicevi tu, che chiaramente ci deve consentire di rimanere in pesca nel punto giusto, insomma, di mettere l'esca lì. Quindi sempre per un discorso di semplificazioni eccessive che oggi si fanno nell'ambito del, tra virgolette, self casting, e quindi, come dici tu, si tende un po' a parlare troppo dell'università quando le basi, diciamo, mancano, ecco, quindi questo sicuramente. Sì, ma già il sentire una risposta, 125 grammi quando ci sono, quando il mare è mosso, io l'ho detto. Settimana scorsa, dove eravamo io, Marco, Giorgio, con 125 grammi, diventi biondo di me. Cioè, dopo, l'argomento della zavorra, l'argomento della zavorra è l'elemento forse più umile della, del sangue, perché è un elemento passivo, rimane lì, deve stare buona buona lì per far lavorare la nostra esca. Però, cioè, zavorra è già è zavorra. Certo. E qual è l'effetto della corrente? Non sulla zavorra, sul filo. L'effetto sul filo, non sulla zavorra. Poi la zavorra reagisce all'effetto della corrente sul filo. Sì. Qui aggiungo, non se ne parla, capito? Sì, beh, aggiungo solo un'ultima cosa, poi chiudo l'intervento. La palla, io per esempio, tra le forme che tu hai nominato, la trovo particolarmente utile proprio quando si sta approcciando la battuta, nel senso che dobbiamo magari osservare il fondo. Io la palla la uso molto in quella situazione lì, per osservare un po', per sentire un po' che fondale ho davanti. Il primo lancio senza esca lo faccio sempre con la palla. Poi chiaramente modulo a seconda della situazione, penso cambiando anche piombo, chiaramente. Però la palla mi risulta molto utile in quello, devo dire. Sì, anche questa è una buona strategia, quella di fare un lancio di assaggio, insomma, diciamo così, va? Per capire come funzionano, come funziona. È sempre una buona strategia. Diciamo che i più esperti la saltano un po' a pie pari, perché conoscono le situazioni, conoscono le dinamiche, conoscono le spiagge, la colazione del vento, riescono a orientarsi immediatamente. Però un lancio d'assaggio è sempre cosa buona e giusta anche per gli esperti, perché a volte le sorprese sott'acqua noi non possiamo valutarle da fuori, quindi il lancio d'assaggio è sempre una buona cosa. Grazie Pietro. Tommaso. Allora, io volevo parlare anche di un altro aspetto del piombo che fino adesso non si è detto. Per esempio, quando ci troviamo in una battuta a surf, magari con tanto vento, e non riusciamo ad andare non lontano, ma anche a 40-50 metri, magari con tanto vento, a me capita spesso e volentieri di esagerare col peso per poter sfondare il vento e voler andare, poter andare dove voglio andare. Questo che problema fa, diciamo, sorgere? Magari un piombo troppo pesante non mi fa eventualmente scarrocciare quanto basta per quanto voglio, quindi bisogna, secondo me, giustarsi, fa anche queste considerazioni qui, insomma. Quindi stare un po' sovrappeso, però magari usando un piombo con una tenuta leggermente inferiore, quindi lo scarroccio me lo fa uguale nonostante il peso sia più grande, che so, una piramide da 175 ci metto una pala da 200, il peso è maggiore
vola meglio, riesca a sfondare meglio il vento, è sì più pesante, però ha una tenuta leggermente inferiore, quindi mi fa magari lo scarroccio che voglio lo stesso. Ecco, solo questo volevo aggiungere, che mi capita spesso di poter di fare, insomma, quando ho bisogno di andare un pochino più là controvento. Allora, il problema del controvento è il vento frontale è sempre, dovrebbe, se non abbiamo ostacoli, dovrebbe essere sempre, il moto ondoso è proporzionale al vento che abbiamo in storia. Quindi il vento frontale dobbiamo sfondarlo, ma non per andare a 40-50 metri, perché a 40-50 metri vuol dire che quel moto ondoso siamo completamente fuori, perché magari c'è un frangente a 80-90 metri. Allora, la zavorra e il lancio, gestire il lancio, che deve essere un po' più basso della norma, ti aiuta a sfondare il vento, perché il vento lo sfondi sia con la zavorra, col peso, sia con l'altezza del lancio. Perché se tu, anziché lanciare a 45 gradi, lancia a 30 gradi, tu vedi che questa zavorra entra, fende l'aria, poi si solleva e continua la sua corsa. Se invece tu lanci alto, vedrai che il filo ti va addirittura dietro, si forma questa vela, questa pancia di filo, e il piombo ti cade lì. Per cui anche lì il lancio è col vento frontale forte, è determinato a gestire il lancio. È un'altra cosa importante, bisogna lanciare più basso, bisogna lanciare più teso, devi lanciare. Quindi anche lì è importante, insomma. Poi un piombo pesante sonda meglio il vento, però devi anche lanciare più teso per guadagnare più teso. E non è semplice. Sì, però a parità di peso, nel senso, a parità di dimensioni, di forma, ma una pala da 200 sfonda più per la portanza che c'ha di una pala da 150, ecco, solo questo. Certo. Ecco. Se tu hai un vento frontale a 35 nodi, ti serve una zavorra pesante, ma tu non c'hai un frangente a 40 metri, c'hai un frangente a 70-80 metri su una spiaggia molto profonda con quel vento. Non so se mi spiego. Se vai in una spiaggia a basso, c'è un frangente a 600 metri. Perché se noi parliamo di vento in faccia, parliamo anche di onde. Sì, dipende appunto, ovviamente dipende a che punto uno prende la pescata, nel senso, se lo prendi in montata, la prendi, magari fino ad arrivare al vento. La prendi in montata, puoi utilizzare il piombo anche, l'importante è stare sempre in pesca, perché ecco. Se in montata il frangente ce l'hai fisso a 300 metri, l'abbiamo parlato la settimana scorsa, tu ti ritrovi una risacca pressoché assente, perché tutta l'energia è giù. Quindi puoi chiudere e andare a casa. Però è chiaro che in fase di montata ti serve una zavorra pesante, ma anche perché in genere con la montata ti arrivano anche un po' di alghe. Quindi la zavorra leggera tra vento forte e alghe la vedo male. Cioè, te lo ritrovi a rischio di lanciare la seconda canna. Certo, è giusta l'osservazione. La massa, il peso del piombo aiuta col vento in faccia, questo sì. Però è anche necessario, perché altrimenti non terrebbe una zavorra più leggera, secondo me, in quelle determinate condizioni. Di nuovo Andrea. Non so se c'era Brando, voleva dire qualcosa. C'era sì. Prima Brando. Brando, vai. No, io ho già detto, ho già fatto l'intervento, e scusate, ma non mi ha preso e levare la mano, ecco. Vai, no, io volevo dire una cosa, perché poi devi sapere anche lanciarlo uno spike, perché o fai un lancio realizzato, quindi sai, anche il discorso dello spike, tante persone, me compreso, che in pendolo sono una strapippa, come anche in ground, lo lanci un po' così, devi clippare, perché
vedi tanta gente che si approccia, mette. Io ho visto anche lanciare gli spike in ground che raccattavano alghe di tutto di più, tutto quello che c'era sulla spiaggia. Quindi un altro piombo, per esempio, che è buono, almeno io l'ho usato un po' di volte, è quello a secchiello, il bucket, come lo chiamano gli inglesi, che è il cono troncato. Non Non so se. lo conosco, io so che il cono ha una misura precisa, perché se vai al di sopra dell'angolo della cuspide, se vai al di sopra di quell'angolo, rotola, se vai al di sotto non ha abbastanza superficie. Il cono ideale ha una superficie, ha un angolo alla cuspide di 30 gradi, perché io ho visto coni anche a 50, 45 gradi, No, sono così come... quello è il cono senza punta, praticamente. Cioè, non è che rotola, non è ottenuta, ma perché non ha massa dietro. Alla fine, come tira la corrente, se lo porta appresso. L'apice, l'angolo dell'apice del cono è importante. Sempre stata una cosa importantissima. Ne vedo che sono, per esempio, molto stretti, hanno un angolo molto stretto, e questo diminuisce troppo la superficie di attrito sull'azione della corrente sulla lente, quello viene meno. Quindi Comunque, un'altra cosa, a me per esempio in tanti negozi, almeno in Toscana, a Firenze o anche in alcune zone della costa, i coni sono difficili da trovare. i coni sono un prodotto artigianale. Perché li fanno artigianalmente, ragionamento. Infatti. Cono è un prodotto artigianale, ragazzi. Si fa prima andare da un tornitore e farsi fare uno stampo. Io li ho tutti artigianali, infatti, non si trovano più online. I coni sono artigianali, o i negozi si forniscono da artigiani locali che poi sono applicatori, o altrimenti è difficile trovare fabbriche che facciano i coni. Quindi una cosa invece, allora, lo spike io per esempio lo uso anche in grano. È chiaro che non vado a appoggiarlo dove c'è canne o cazzi e mazzi, però con un lancio abbastanza corretto riesce a lanciarci in ground senza problemi. Non è detto che devi fare il pendolare. Io ho sempre usato senza grandi difficoltà e arrivano chiusi. Altra cosa, la tenuta o il peso o la tenuta della zavorra servono anche per la gestione di determinati terminali, per esempio. Se io uso un long arm di 2 metri e mi arriva un'orata, non è che l'orata lo ingoia così, quell'amo, eh? L'orata ci gioca, quindi il terminale lungo 2 metri serve per darle spazio per evitare le trazioni. Poi, una volta che mangia e il pesce va via, mette il filo in trazione. Se la zavorra è leggera o poca tenuta, non è detto, soprattutto se l'amo è grande, che quell'amo poi ferri. Una zavorra come il cono, per esempio, o una zavorra ad alta tenuta, la puoi usare anche per creare il terminale che è autoferrante, per esempio. In pratica, che cosa succede? Il pesce va via, come trova il... Scusate, ragazzi, io ho un ritorno, io non lo so che sia, però è fastidioso. Allora, quando il pesce va via, trova la trazione del piombo e rimane ferrato. Non c'è bisogno che ferrate voi, insomma. Io questo lo uso molto in condizioni di scaduta, per esempio, questo sistema. Uso molto i long arm lunghi con zavorre che mi garantiscono la penetrazione dell'artiglione. Perché molti pesci noi li perdiamo anche per quel motivo, eh. Perché il pesce si porta spasso il piombo, sfrutta tutto e ti molla tutto lì. Quindi questo è un altro argomento di gestione della zavorra, eh. Bisogna sempre conoscere per il presente. Quanti altri?
Marco Besso mangia, ma vabbè, non ho problema. Salute. Ragazzi, qualcuno vuole fare un intervento? O ci andiamo a vedere le condizioni di questi giorni? Ma io volevo dire solo una cosa. Che la portanza del piombo non è da sottovalutare. Perché comunque Tommaso non ha detto una cosa, ha detto una cosa corretta. Perché comunque una zavorra più pesante a parità di forma col vento frontale o laterale, perché disturba molto anche il vento laterale per la distanza, ti aiuta ad andare più lontano. È chiaro che bisogna sapere lanciare. Non parliamo di attrezzature, perché alla fine le attrezzature ce le abbiamo tutti, dai. Non è che uno non ha la canna per lanciare certi piombi. Da noi, per esempio, il vento laterale tendiamo ad evitarlo, ma perché è facile da noi. Essendo un'isola, quel vento laterale non ce lo troviamo frontale, insomma, o comunque obliquo, che è sempre meglio, oltre tra i 45 e i 60 gradi. Per cui per noi viene facile evitare il vento laterale, a meno che non succeda una rotazione durante la battuta, però in genere lo evitiamo. Laterale. Mentre invece da voi il vento laterale, soprattutto nel Tirreno, è una prassi che funziona abbastanza frequente. Sì. C'è anche... classico. Sì, c'è anche questo da dire. Quindi sì, una zavorra pesante ti aiuta, col vento ti aiuta sempre, però bisogna preparare a lanciarla, perché se la lancia, bisogna lanciarla tesa, quella zavorra, perché poi prende il volo da sola. E imparare a spianare la canna, a fare un lancio più teso del solito e fare un missile terra-aria che ti permette di fare quello che vuoi. Sì. Alla fine dei conti. Qualcun altro? Cinzia è a posto. Sì, perché alla fine diciamo che tutto il discorso lo si anche sintetizza osservando e pensando, le due parole chiave secondo me a pesca. La gente, purtroppo i pescatori, soprattutto chi si sta avvicinando alla disciplina, deve imparare a guardare il mare, deve imparare a capire come funzionano le correnti su quello che noi lanciamo, cioè sulle lenze, sui terminali, su... Il piombo è un mezzo che ci deve aiutare in tutto questo. E come ci può aiutare lo abbiamo visto, insomma. Per cui non esiste un piombo migliore dell'altro, non esiste... diciamo che ogni zavorra ha il suo perché nella sua condizione. Cioè bisogna sempre imparare ad usare... i vari tipi di zavorra nelle condizioni in cui lavora meglio, le condizioni per lei migliori. Questo ci permette di lavorare con molta più serenità, senza avere troppo peso sulla canna, senza averne troppo poco, senza avere il terminale che scarrocciano a caso. Anche lo scarroccio del terminale è una tattica, per esempio, che io uso molto in presenza di alghe, no? Cerco di farle camminare assieme. Alghe e... Perché le alghe altrimenti si accumulano nel filo. Io per attenuare questo accumulo, cerco di far scarrocciare la zavorra assieme alle alghe. In questo modo se ne accumulano un po' meno. Ed è un sistema che funziona, soprattutto con fase montante questo. Quindi una zavorra che non sia ferma, ma che mi garantisca quel leggero scarroccio che mi permette poi di usare due canne. Che non mi mette in affanno, insomma, e la zavorra è gestita bene, ha gestito il peso e la forma pure bene, che ti permette di fare quel tipo di lavoro. Tommaso, tu avevi la mano alzata. No, mi è partita la mano. Comunque quello che volevo dire alla fine era questo, che insomma, invece di usare, se pesco con una pala da 175, magari uso uno sportin da 200. Quindi mi scarroccio un po' più della palla, ho risolto il problema scarrocciando come con la palla da 175, andando un po' più là con la portanza del peso del piombo.
Bisogna imparare a usarle le zavorre, perché non esiste una zavorra migliore dell'altra, questa non va bene, quella va bene. No, vanno bene tutte in quella condizione, però nella condizione adatta a quello che noi vogliamo ottenere da quella zavorra. Siamo noi che dobbiamo gestire la zavorra, è la zavorra che deve gestire noi, Roberto. Io volevo aggiungere solo una cosa, no? A parte la gestione del lancio, che fare un lancio teso come fare un lancio, diciamo, con un alzo a 45 non è poi così difficile, perché non è che ci dobbiamo mettere tutta questa grande energia, perché pescando poi in queste situazioni, diciamo, i frangenti sono anche abbastanza vicini, quindi è più un lancio ragionato piuttosto che forzato. A me quello che mi succede, soprattutto nelle spiagge basse, perché io frequento le spiagge basse, è che la stessa zavorra posizionata in due punti diversi si comporta diversamente. Cioè, se io riesco a posizionare la zavorra nel punto giusto di pesca, mi viene anche uno sportello 150. Se io sbaglio nel lancio oppure vado a prendere un punto dove logicamente la corrente è più forte, non mi permette di stare in pesca. E questo è anche, per me potrebbe anche essere utile, perché nel momento in cui tu stai in pesca sai che stai anche nella posizione giusta. Sì, esatto. Penso. Esatto. Diciamo che questo problema si riscontra con i banchi di sabbia, no? Quando ci sono dei banchi, soprattutto nelle spiagge basse, poi soprattutto si formano dei banchi dove ci sono, si forma, è come se fosse un venturimetro, no? Quindi una corrente, c'è una riduzione del fondale, una maggiore corrente. Se tu lanci lì, è chiaro che c'è una corrente maggiore che ti porta spasso il piombo. Se tu invece lanci prima o fuori o comunque non in prossimità di quel banco, la corrente è inferiore. E quindi il punto di pesca è quello giusto, insomma. Se invece lanci sul banco con quelle correnti forti, con un fondale basso, i pesci in genere non si avventurano nel banco in caccia, eh? Ci ruotano attorno e neanche tanto vicini. Quindi il problema che riscontri tu è giusto. È corretto, perché se sei sul banco è più corrente, ma i pesci non si avventurano lì, eh? Troppa per le condizioni del momento. I banchi vanno sempre evitati, eh? I banchi, da non confondere con le punte, però i banchi di sabbia in genere è meglio starci sempre a debita distanza. Se ci sono delle spiagge che presentano molti banchi, no? E noi dobbiamo lanciare tra un banco e l'altro, dobbiamo proprio cercare quei canali in mezzo ai banchi. E non è facile pescare con i banchi, eh? Ci vuole un buon occhio, perché sennò vai a caso. Però l'osservazione di Roberto è corretta. Quando ci sono quelle condizioni, quando ci sono un po' di banchi, ci sono dei punti dove non tiene una zavorra da 150, a fianco ti tiene quella da 125, liscia possibilmente. Correttissimo. Vatti un altro. Poi Roberto ci lancia fuori dai banchi, gliene frega niente. Cioè, un po' meno, però. A posto? Io spero che questa chiacchierata sia servita. Io credo di sì. E soprattutto credo e spero che aiuti molti a ragionare su quello che hanno di fronte, insomma. Perché sono proprio le basi del surf. Perché se si impara a ragionare sulla situazione che abbiamo di fronte, man mano che solleviamo l'asticella e troviamo situazioni più impegnative, siamo già allenati a fare determinati tipi di ragionamento che poi ci aiutano a pesca, eh. Ci aiutano, ci portano nel punto giusto, ci portano a non sbagliare, fare degli errori eccessivi. Quindi io spero e sono convinto che sia servita veramente. Per cui vi ringrazio tutti e
O volete dare un'occhiatina alle condizioni? Ditemi. Sì, guardiamo le condizioni. Allora, andiamo a vedere che cosa ci aspetta sto fine settimana, dai, che così ci illuminiamo un pochettino le orecchie. Io so già quando devo uscire. Io lo so già, adesso ve lo dico anche. Si vede? Sì. Allora, in questo momento questa è la situazione. In questo momento questa è la situazione. C'è un ingresso di maestrale. Qui in Sardegna, che però viene spostato da questa bassa pressione. C'è un ingresso invece di Scirocco, che viene spostato da questa zona di pressione, che questa è un'alta pressione, veramente. C'è una bassa e un'alta pressione. E dovrebbe creare delle situazioni con vento frontale tra Napoli sino alla zona... Interessante, sia nella zona sud della Toscana, tra l'altro. Poi correggetemi se sbaglio, però secondo me in tutta questa fascia c'è mare. Sì, sì. Mentre invece in Sardegna ancora, vedete, arriva questo richiamo di questa bassa pressione da sud-ovest. Però è poca roba, insomma. Questa è una webcam, questa è un'altra. Vedete, qua c'è un po' di mare, qua non si vede, qua non si vede. Ah, io il mare l'ho visto stasera e ti posso garantire che stava montando anche bello, eh? Sì, 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 sicuramente sta montando bene. Qui da noi è già montato da ieri sera, praticamente. Allora, questa è la situazione in questo momento attuale. Vediamo un attimino una cosa adesso. Domani alle 14. Domani alle 14, più o meno nel Tirreno, si attenua un po' questa situazione. Si attenua un po', mentre invece in Sardegna comincia a entrare il maestrale, questo 14-15, che però viene disturbato da questa zona depressionaria, vedete? E viene spostato. Vedete, c'è una bassa pressione qui che si porta dietro questa fascia. Poi c'è questa zona invece di bassa pressione che continua a spostare il maestrale. Però alle 15 inizia a montare, però poi il maestrale vince, entra, sempre un po' spostato. Vedete. Però la situazione è interessante. Qui è interessante, invece da voi più o meno va in scaduta, solo nella zona Alto Lazio e bassa Toscana c'è questa infiltrazione di maestrale, che comunque tra il mare creato oggi dalla situazione attuale e questo maestrale di domani, secondo me è una buona situazione, tanto è vero che un po' di onde ci sono, vedete? L'ho pensato anch'io. Questa è la webcam e questa è un'altra. Qua si vede benino, vedi? Un po' di onde qua ci sono. Ora, cosa succede? Tutto questo ambaradam sabato viene spostato. Sabato viene anche in Sardegna, guardate. Da voi vento di spalle. Da noi inizia a entrare il vento da grecale. Sabato, per poi arrivare alle 17 ad una situazione che è indecifrabile, è drammatica.
è una situazione veramente disastrosa. E sabato notte, tant'è vero che gira di spalle dappertutto, c'è questo richiamo di Greg Cavalli. Quindi c'è gente che vuole uscire di sabato, ma sabato dove te raffronti? A est, alla fase montante durante la seconda parte della notte, si può affrontare da voi e di spalle secco, perché viene proprio dal nord-est sparato. In Sardegna, invece, nella costa est si può affrontare. È quella situazione che si sta ripetendo in quest'ultimo periodo, dove è tutto concentrato nella parte alta e nella parte bassa della Sardegna. Guardate, vedete, la parte centrale sembra quasi protetta, no? È molto ricorrente questo fenomeno, questo periodo. Guardate come aumenta il greca. Guardate, domenica. Qua si parla già di un vento a 31 nodi, eh? Boia. Ma si parla di un vento a 31 nodi. Quindi... Anche la Puglia, l'Adriatico, domenica, buona. Vediamo. Sì, in Puglia tutto sommato è abbastanza morbida ancora la situazione domenica. Cioè, questo è lunedì, eh? Sabato non c'è niente. Sabato notte non c'è niente. Poi è andato il greco. Sabato è scaduta. Sabato ormai la scaduta è già andata. Tutto vento di spalle, vedi? Vedi? Sì, la scaduta avanzata. Nella zona... Io col vento di spalle la evito la scaduta. Io la scaduta la voglio quando cessa il vento. Arriva il vento di spalle, mi chiude il fondo. Io veramente ho troppa esperienza negativa in queste circostanze. Mentre invece venerdì ci sta. Adesso siamo qui, abbiamo qualche ondina. Questa è la webcam di San Giovanni di Sini, poca roba. Però domani notte, domani pomeriggio alle 14. Ragazzi, microfoni, per favore. Domani pomeriggio alle 14:15 inizia a montare, vedete. E si trattiene questo maestrale per un paio d'ore, almeno fino all'una alle due del mattino, è abbastanza affrontato. Allora, una cosa da vedere. Oh, allora. Vediamo un pochettino, eh. Venerdì alle 14, alle 15, noi abbiamo onda di 70 centimetri. Venerdì alle 23 noi abbiamo onda di 1,10 m, 1 metro, 1,10 m, 1,10 m. Venerdì alle 4 del mattino, sabato sempre 1 metro. Abbiamo questa situazione abbastanza costante tutta la notte, cioè monta, inizia a montare verso le 19 già abbastanza. Dante inizia a montare, vedete, verso le 15, dalle 14 in poi. E ci resta una situazione costante tutta la notte. Sabato alle 21 noi in pratica abbiamo un mare già 80 centimetri, 70 centimetri, abbastanza risicato. Domenica monta il grecale, vedete qua ormai il mare è andato, mentre invece qui sta caricando, lo vedete, nella costa est. Quindi domenica alle 14, per esempio, abbiamo onde 1,30 m, 1,20 m, questa è un po' la situazione. Poi alle 22 abbiamo 1,80 m. Quindi capite bene, c'è una bella montata di grecale che si può sfruttare, perché poi a mezzanotte abbiamo
1,80 m, 1,80 m, 1,90 m. Più andiamo a sud, più lo troviamo pimpante, insomma. Al centro Sardegna invece, vedete, 1,40 m, 1,30 m, 1,20 m, è concentrato in questa zona. Per cui una cosa che si può fare è fare un'uscita di mezza nottata domenica. Allora, alle 14, per esempio, abbiamo 1,30 m di onda, sto già montando. Alle 18 abbiamo ancora 1,30 m. Alle 23 abbiamo 1,90 m. Capita, no? Cosa succede? Quindi si può fare venerdì la montata di maestrale e domenica la prima parte della nottata si può fare la montata da greccano e vedere quale delle due funziona. Questo è l'ideale. Mentre invece il Tirreno è un pochettino malmesso. Domenica non se ne parla. Vedete. Sabato scaduta avanzata, molto avanzata. Cioè si parla di onde di 40 centimetri. Sì, 70 la mattina, poi dopo 40 il pomeriggio. Esatto, perfetto. O verrebbe fare venerdì. Venerdì notte ci parti, che so, dalle 16 parti con onde di 90 centimetri, un metro, 90. È abbastanza costante questa zona. La zona sino, vedete, Orbetello. È abbastanza costante. Fai la nottata all'una del mattino, c'hai 80 centimetri, 90, 70. Alle 7 del mattino sta già scendendo, vedi, 70, 70, 60. Venerdì notte si può fare. Domani notte, mentre io esco qua nella costa ovest a fare questa montata, voi invece vi fate la scaduta qua, da Libeccio peraltro, non so come sia da voi, però. Alcune spiagge danno con la scaduta avanzatissima, l'importante è che ci sia stato mare prima. E il mare c'è stato sicuramente, però se si fa sabato, se si fa venerdì notte, parti da 1,10 m, 1,20 m, per poi arrivare a 70-60 centimetri. Insomma. Diciamo che venerdì notte è tutto buono. Sì. Un po' tutte le spiagge. Mentre invece sabato ti rimangono due o tre pocket beach che ti possono dare pesce. Sabato scende tutto, insomma, ma poi la cosa peggiore, ritrovate questa... questa situazione di vento di spalle, vedi? Sì, la sera, sabato notte alle 11 gira grecale, dovrebbe girare. E quindi domenica sera in Sardegna ti devi trovare da questa parte, mentre venerdì sera ti devi trovare da questa. Anche in Puglia ci può essere una bella situazione venerdì, domani sera. Vedete, da Libeccio però, vedete, con onde di, nella punta siamo a 1,10 m, dentro il golfo siamo a 80 m, a sud siamo a 90 m. Diciamo che il Libeccio entra nel sud del Salento, perché poi nel golfo di Taranto non arriva pieno perché è protetto dalla Calabria. Sì, non entra, entra poca roba, solo nel Salento, nella punta del Salento l'ho trovato. Però è buono, è buono. Adesso c'è una situazione di mare calmo. Si dovrebbe montare tra stasera e domani. Sì. Comunque, venerdì, io secondo me è buono sia per noi che per voi. Sì. Venerdì è buono sia per noi che per voi. Una cosa che invece... Buonanotte, una cosa che invece mi interessa è questa. Vediamo un attimino come siamo messi. Allora, in 15 giorni siamo scesi da 26 gradi a 22.
è già abbastanza costante, vedi? Abbastanza costante. E già va bene così, eh? E già è abbastanza costante, vedi? 22, cioè non è più influenzata dalle correnti del sole, capito? È abbastanza costante. Quindi potrebbe anche iniziare sta cazzo di stagione, ragazzi. Potrebbe partire, eh? Da noi nel canale siamo già a 19 gradi. Sì. Durato dalla barca, ovviamente. Domani notte, per esempio, la situazione è abbastanza seccante, bisogna andare un po' organizzati. Perché allora, questa zona temporale, qua un po' di nuvole. Allora, dove sono? Qua un po' di nuvole, vedete, io voglio andare in questa zona, e qua è nuvoloso sicuramente. Venerdì notte, pioggia non mi sembra, pioggia non mi sembra, ma nuvole sì, è nuvoloso. Qui solo in questa zona un po' di pioggia, qualche goccia potrebbe arrivare, ma non è quello il problema. Invece domenica la musica cambia completamente. È grecale, vero, cioè nel senso che assieme al vento, assieme al mare c'è la pioggia. Ok, il grecale è un vento portatore di pioggia, eh? Ma guardate qua, temporali, guarda. Quindi domenica sera è pioggia, ci facciamo una montata di grecare con la pioggia. È temporale all'orizzonte, ok? Vedete? Sì, pioggia e temporale. Vabbè, ce li faremo. Grecale in genere. Se è grecale, vero, è vento portatore di pioggia. Pioggia costante. E infatti è proprio così questa zona. Vedete. Temporali sulla zona nord della Tunisia, Sicilia. Guardate qua. Qua pioggia forte. A Siracusa è forte. Sì, pioggia forte e temporali proprio. 24-25 mm di pioggia sono, Sì, sì, sì. 33 e mezzo, cioè è pioggia. Mentre invece qua siamo 0,7 mm, cioè poca roba. Pioggerellina che rompe le balle, però si può fare. Mentre invece per il resto mi sembra di vedere da voi venerdì notte. Sì, c'è qualche pioggerellina qua e là, però. Domani sera in Puglia c'è pioggia. Sì, la tocca. Temporale largo. Sabato non dovrebbe piovere comunque. Allora, sabato in Calabria. Ma sabato siamo un po' Calabria ionico e anche il Salento, Guarda, sabato notte a mezzanotte temporali proprio zona ionica, tutta la ionica. Io penso di farmi la montata di grecale di domenica sull'Adriatico. Domenica qui a mezzanotte ti fai la montata, poi devi andare via, Sì, mi faccio dall'ora di pranzo in poi, praticamente. E qua, guarda, vedi? Qua sono pioggia e fulmini. Sì, questa zona poi c'è le montagne dietro e fa temporali più seri. Quindi domenica a una certa ora bisogna attacchi e andare via qua. Perché poi sono abbastanza estesi temporali, guarda. Vedi? Sì, comunque venerdì qui e domenica sera un paio d'ore qua. Questa è la situazione per noi.
per voi oggi c'è stata una bellissima montata. Come? Oggi c'è stata una bella montata. Sto tornando infatti a casa da sì. Stato diciamo in sull'Alto Lazio dopo tanto tempo, diciamo di nord-est, rigirato il vento, ha mosso parecchio e è stata una bella condizione oggi, sì. Eh sì, è libeccio proprio, guarda, questa è la... Sì. Questa qui è la web. Bella condizione. Guarda qua, guarda, vedete. È mosso, quindi... Cioè, la montata oggi, però poi tiene bene domani, eh. Domani notte e poi via a casa. Perché poi gira di spalle durante la sera di sabato. Sì, è buono sabato in giornata per la scaduta avanzata, poi dopo la sera di sabato per andare in su. Tra venerdì e sabato è come messo molto simile le due situazioni, sia da noi che nel Tirreno. Perché poi domenica sale il Grecale, noi possiamo affrontarla nel sud di Sardegna. Anche se poi sabato nella zona sud Sardegna comunque sono sempre previsti temporali, vedete? Sabato notte. Domenica. No, pronto. Sì. Sì, domenica piogge temporali a est, a sud-est. E sabato notte pure piogge temporali. Mentre invece venerdì, eccolo qua, perfetto. Domani notte, ragazzi. Sia per noi che nel Tirreno. Con situazioni, attenzione, ci sono queste zone di bassa pressione, mica da ridere. Grossetto, a sud di Grossetto, vedete? Orbettello, guarda, vedi? Qua c'è proprio il centro della bassa pressione, lo vedete? Come ruota qua. Allora. Infatti, questa è un po' una seccatura, bisogna stare attenti il venerdì. Bisogna stare un po' attenti, perché o si va a nord di Piombino, o si va a nord di Roma, ma... Santa Marinella... Montalto di Castro, quella zona lì. Poi, da qui in poi, da Orbettello a Punta Ala, c'è cioè questa zona di bassa pressione, proprio che ruota su Orbettello. Guarda, su l'isola di Giannutri. Qua bisogna stare attenti a scegliere lo spot, eh? Bisogna stare attenti. Perché Marco, spiegami? Perché c'è una zona di rotazione di bassa pressione, ti arriva il vento di spalle a nord, da sud ovest a sud, poi bisogna vedere come si comporta quella spiaggia con la bassa pressione, le spiagge che stanno in quella zona. Però ti sposta, teletrasforma, sì. Magari scopri che 10 km a sud c'hai onde, 10 km a nord non ne hai più. È proprio un nucleo su Giannutri proprio. No, perché due miei ragazzi vanno domani. Ciao Gigi, buonanotte. Buonanotte Gigi. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Io gli avevo consigliato di andare un po' più verso giù. Verso giù, Alto Lazio, secondo me è meglio.
sei più sicuro. Sì. Per sabato invece non sono convinto. No, sabato. Per sabato secondo me è meglio la Feniglia come sport. Che... Sabato è una zona, è un momento di transizione dove sta ruotando da sud-ovest a nord-est. Potrebbe essere una rottura di balle questo. Dovete tenere anche dopo il barometro in queste circostanze per vedere cosa succede. Monta su da 1.015 passa 1.20. Non è detto, vedrai. Allora, qui invece la pressione sta continuando a scendere. Siamo partiti ieri che eravamo a 1.027. Allora, un'altra cosa importante, vedete, è l'alta pressione d'estate raramente supera i 1.020, no? Perché in genere siamo il Mediterraneo al centro di anticicloni, quindi di zone di bassa pressione. E poi il caldo tende ad abbassare la pressione. Per cui d'estate arriviamo a 1.020, invece d'inverno arriviamo a 1.030 come alta pressione. La pressione invernale è molto più alta di quella estiva nella media, no? Il fatto che stiamo salendo già a 1026, 1027 vuol dire che la stagione sta cambiando. Perché d'estate 1027 non lo vedi mai. Quindi la stagione ormai l'estate è fuori, siamo in pieno autunno, la pressione dice questo. Per cui la temperatura dell'acqua si è abbassata notevolmente da due settimane fa. Insomma, la vedevamo, era tra i 25, 26, 27 gradi ancora. Adesso siamo a 22, quindi insomma, i conti stanno iniziando a tornare. Secondo me è questione di poco che inizia la stagione. Potrebbe essere una o due settimane. Però potrebbe iniziare anche con queste mareggiate. E vediamo. Noi l'importante è che ci facciamo trovare pronti. Perché poi un'altra cosa che a me fa sorridere è quando tu leggi la scimmia sta salendo, la scimmia sta salendo a casa però, la scimmia sta salendo ma bisogna anche andare a dare da mangiare la scimmia, se no muore la scimmia. Noi andiamo, continuiamo a sperimentare e vediamo un attimino finché quando entra la stagione, quando cominciamo a vedere qualche sarago, qualche orato, qualche spigola, ma insomma, con una buona continuità e non un culo ogni tanto, vuol dire che la stagione sta entrando. No, penso che io e Mimmo Fausi ce ne andremo a centro Feniglia, mentre Carlo e Rudy andranno nell'Alto Lazio, perché Carlo e Rudy vanno venerdì. Domani Vizio Caddeo non può uscire perché è impegno di lavoro, lui vuole uscire sabato, io sabato, a parte la condizione che non mi piace, che magari poi cambia e magari può essere ottima, perché poi sta cambiando, dalla mattina alla sera cambia la condizione, le previsioni che stanno dando, però io sabato sono impegnato, quindi non posso. Io non posso venerdì. Io se potevo andavo venerdì, ma partivo già giovedì, facevo giovedì venerdì, però non posso per il lavoro, quindi andrò sabato e sono fermamente convinto che l'unica spiaggia che mi possa dare pesce in scaduta avanzata sia la Feniglia, anche perché con la presenza di alghe in sospensione non mettono le reti, siamo anche abbastanza tranquilli, quindi quella spiaggia mi ha sempre regalato pesce anche in scaduta avanzata. Tenete presente, le altre sono già scoppiate. Questa registrazione la metto in onda domenica. Sì. A giochi fatti. Domani sera ci sta che mi faccia la mattata. Se finisco di lavorare e vado. Ora vedo un po'. Quando diamo queste informazioni. Tra sapere e non sapere, intanto le metto di domenica le registrazioni, a bocce ferme. Allora, sì, non c'è più il tempo. Preso la prima spigola della stagione. Così io prendo la prima spigola della stagione. Intanto. Che altro per non trovare rotture di balle, troppe, capito? Perché alla fine
Vabbè, che io andando in area marina protetta, che sono fatto solo, non trovo un cazzo di nessuno, perché è difficile. C'è qualcuno, ma c'è anche, sono anche spiagge, insomma, buco lo trovo sempre. Però se, come, se tanto seguono, ascoltano queste cose, poi le seguono, quindi è inutile che andiamo a dargli il là quando dobbiamo uscire. Noi gli diamo il là domenica, quando siamo rientrati, e facciamo prima. No, non mi sembra corretto, so. Noi li invitiamo a riflettere, però poi devono anche guardare, imparare a guardarsele le previsioni, a studiarsele, a... non basta guardare le webcam se poi non sai cosa succede dopo 3 ore, capito? Che molti adesso guardano le webcam, c'è mare, e partono, poi arrivano lì e si sta piano. Lo facevo spesso anch'io, stavo a sapere. Prima. Lo so. Si faceva spesso, un tanto. A studiare proprio l'andamento della perturbazione sempre, perché poi lo sai che cosa fai contro, non lo sappiamo, cioè noi ogni volta che usciamo sappiamo che cosa succede e più o meno ci azzecca. Settimana scorsa, per esempio, c'era più mare di quello previsto, però è sceso esattamente come previsto. Acqua calda, minutaglia, tutte storie. Bisogna aspettare che entri la stagione. Va bene, ragazzi. La Liguria ancora non paga, perché Totò è andato oggi in fase montante, ha montato bene verso mezzogiorno con 2 metri d'onda, però non ha pagato. Ragazzi, presto. La stagione inizia a metà novembre in genere, metà a fine novembre anche, dipende dagli anni. Quindi non è, noi ancora, noi lo stiamo seguendo da ormai da un mese e mezzo, costantemente, però non è ancora iniziato. E non ci impressionano i pesci fatti col vivo, non ci impressionano queste cose. Noi vogliamo vedere che cosa succede con la stagione, non ci impressionano quelli presi dalle rocce. Questa è la stagione da surf, punto. E lì si va avanti, insomma. Bene ragazzi, grazie, chiudiamo la registrazione, un abbraccio a tutti, alla prossima. Non fatemi parlare dei picchetti però la prossima volta, perché oggi abbiamo parlato, io mi spacca solo che parliamo dei picchetti, siamo a posto. Oddio, lasciamo per... Ci sarebbe da dire. No,